siamo notizie vere. Stiamo lavorando con tanti altri ragazzi da tutti voi, insomma da tutta Italia, che volete partecipare a come si scoprono le bufale online e poi che lezione possiamo trarre noi come giornalisti, cioè quali sono i metodi che un giornalista deve usare per verificare le notizie e le fonti, specialmente oggi che ne abbiamo a disposizione così tante. Quindi se vi interessa questo argomento, se volete contribuire a fare tutti insieme il manuale dei giornalisti nell'erba, scriveteci e facciamo assieme. Non vi vado veloce su questa prima parte, che era qualche riflessione che ho letto ultimamente su dove va il giornalismo anche online. Comunque, Robert Picard, direttore del Reuters Institute, dice che finirà il giornalismo rutinario, cioè quello che facciamo tutti alla scrivania, e invece hanno bisogno di giornalismo di valore. Non entro nel merito, poi ve lo vedete, sono le diapositive che saranno online. E quindi se il mestiere del giornalista cambia continuamente, e ora sta cambiando molto, dice Giuseppe Bravieri, il tuo capitale sei tu, cioè siamo noi che dobbiamo sviluppare dei metodi e delle competenze che ci permettono di cambiare più velocemente del mestiere e del mondo che ci circonda. E questa signora americana si occupa di social media e giornalismo e dice che nel 2013 il giornalismo avrà moltissimo legame con i social media e la fotografia. Useremo molto i video, useremo molto il data journalism con le risorse che abbiamo online, cioè faremo il giornalismo partendo dai numeri, dai dati che ci sono in internet, eccetera eccetera. Dovremo sempre verificare le notizie, cioè non verrà meno questa necessità di fare giornalismo anche in modo tradizionale per questa parte, e poi che avremo molto coinvolgimento con i nostri lettori. I lettori ci scriveranno e noi saremo raggiungibili, e i lettori saranno anche la fonte di molto di quello che scriveremo, quindi dobbiamo coltivarci. Parole d'ordine, eccole qua, ve le ho già dette. E cosa ha un giornalista online adesso nel suo kit? Io vi dico cosa c'è nel mio e poi voi mi dite cosa c'è nel vostro. C'è la carta, nella mia borsa adesso, la penna, il telefono, lo smartphone, c'è la macchina fotografica, il computer, però anche degli altri strumenti. Eccoli qua. Twitter. Chi di voi usa Twitter? Sapete già come funziona? Volete sapere velocemente? Chi lo vuole spiegare? Abbiamo pochi minuti. Allora, io vado sul mio account di Twitter. E questo è un hashtag. Vedete, cancelletto e una parola chiave. Questi si chiamano hashtag e ci possono servire a noi giornalisti per andare a cercare le notizie. Voglio sapere cosa sta succedendo nel mondo adesso. Che ne so, voglio sapere chi è giornalista adesso su Twitter. Hashtag cancelletto giornalista. Ed ecco qua, ho tante notizie, tutte legate a questa parola chiave. Per esempio, questa è un'ottima fonte Twitter per noi giornalisti, ma è anche il modo in cui possiamo comunicare con i nostri lettori. Infatti si è parlato tanto di social media manager, cioè delle persone che all'interno delle aziende o dei giornali hanno il compito di diffondere le notizie, però per quanto ci riguarda, e se siamo giornalisti e vogliamo farlo sapere al mondo, vogliamo far conoscere le notizie che abbiamo scoperto, il miglior social media manager del nostro lavoro siamo noi che lo conosciamo e che possiamo sapere come comunicarlo. Storify è uno strumento che ci serve per aggregare le storie, no? Io ho tante informazioni da tutti, da online, da tutto il mondo, da tutti i social network, da tutte le parti, le voglio aggregare da qualche parte, mettere tutte insieme, come faccio? Storify è uno strumento, ve lo faccio vedere rapidamente e funziona così. Scusatemi, comunque è un po' lungo spiegarvelo, facciamo che ve lo spiego online. È un posto dove io posso comprendere in fonti e i loro link e aggregarli tutti insieme e costruisco una storia che è per me un promemoria, ma poi posso dire anche agli altri: guardate, io su questo argomento ho raccolto tutte queste informazioni e ve le aggrego qui su Storify, così vedete cosa ho trovato e potete interagire con le storie degli altri. Questo è un aggregatore di news, mi voglio tenere informato su un argomento, sempre perché il mondo è pienissimo di informazioni, io da sola magari non riesco ad andare tutti i giorni a leggere tutti i giornali, tutti i siti del mondo, dico a Prismatica, a me interessano le informazioni sul giornalismo, qui all'interno potete, se entrate, potete, lui esplora i vostri profili dei social network e le parole chiave che ci avete messo e vi segnala lui degli argomenti in cui potete essere interessati, oppure potete dirgli voi: mandami tutti i giorni tutte le informazioni che escono dalle tue fonti sull'argomento giornalismo, e lui vi manda degli aggiornamenti e così vi tenete informati. Google Drive, questo è un
pacchetto, diciamo, di applicazioni per fare tante cose tutte online, creare documenti. Io ho creato queste slide, le sto leggendo su internet. Io ho fatto una storia con Google Drive, cioè metto un documento senza nome, la storia di un uomo che salva il pianeta dagli alieni. Come l'hai fatta? Spiegaci tu, allora, se vuoi vieni qui, spieghi tu velocemente come funziona Google Drive. Quindi con Google Drive potete fare delle storie personali o altri tipi di documenti e li potete ottenere con voi o condividere. Perché sono online, cioè anziché portarmi dietro il computer, la pennetta e tutte le cose, il telefono, eccetera, potrei mettere online i miei documenti, mi connetto in qualunque parte del mondo e li ritrovo lì. Questa è la cosa che vi agevola con il lavoro, quando andate in giro. Questi sono altri sistemi per condividere sempre online i file, alcuni sono molto noti, altri meno. Skype è una cosa interessante perché vi permette di parlare come se foste al telefono, ma senza i costi del telefono spesso. Basta avere un computer e potete parlare in tutto il mondo. Io sono alla ricerca di un'applicazione che mi permetta di registrare le chiamate di Skype. Quando faccio un'intervista su Skype lo voglio poter registrare, quindi se qualcuno di voi ha dei consigli, potete sapere. Anche questa funziona in modo simile. TikTok è un sistema per parlare, per registrare dallo smartphone. Quindi se faccio un'intervista col telefono la posso registrare sullo stesso telefono senza impicciarmi col registratore che non so dove mettere. E questo ve lo segnalo perché può servirvi anche se per la scuola registrate qualcosa con il registratore e volete sbobinarlo. Una volta si ascoltava, spengo il registratore, lo riaccendo, intanto scrivo, ci metto un sacco di tempo. Questo qui vi permette su una sola pagina di caricare il file audio che avete fatto con il registratore, lo caricate qui, vedete, e lo ascoltate. Qui quando caricate il file si crea un play, potete farlo scorrere semplicemente col mouse o con le combinazioni di tasti, e qui mentre lo ascoltate scrivete, così avete la praticità di avere tutto su una sola pagina e di poterlo anche salvare online qui dentro e condividere, e non dovete avere troppi strumenti a disposizione, basta fate tutto su una pagina, non vi servono quattro mani. TextFix ve lo consiglio se dovete convertire un file Word in HTML o viceversa. Ve lo faccio vedere solo in velocità, praticamente vi aiuta. Voi potete dire: devo convertire un file Word in HTML per metterlo sul mio sito. Come incollate il testo qua, e lui vi aiuta a fare molto velocemente operazioni che sennò dovreste fare manualmente e ci mettete di più. E però, questa è quella cosa che mi vorrei far regalare per Natale, questa è una specie di penna magica che viene dagli Stati Uniti e che, mentre scrivete sulla carta, fotografa i vostri appunti, in più registra, e quindi poi sul computer potete scaricare in un colpo solo tutto quanto. Quello che avete scritto sulla carta, il file che avete fatto e le foto, insomma. Messaggio subliminale che è facile da regalare da quelli di via. Buon lavoro a tutti, se volete partecipare al progetto sulle truffe, il manuale di giornalismo, scriveteci, ecco i nostri recapiti e comunque quelli di giornalismo. Ciao. Laura Catini che ci presenta anche lei velocemente quello che ha visto sulla cultura e la didattica digitale, in particolare il concetto anche di smart. Va bene, non ve lo dico, penso che sia. Un breve preambolo veloce perché so che l'attenzione è a parte. Allora, che cos'è una smart city? Una smart city è una città intelligente in cui il cittadino è posto al centro, il cittadino come individuo che è dotato di spirito attivo sia per il benessere proprio che altrui, appunto è posto al centro e quindi ha bisogno di un'informazione utile e pronta, un'informazione che deve essere fruibile, chiara e trasparente. Di che cosa si tratta? Si tratta dell'open data. L'open data che da dato tecnico
e puramente l'ufficio si apre per diventare un dato fruibile per tutti gli utenti, quindi qualsiasi età, e quindi deve essere semplificato al fine di portare a innovazioni e a un progresso. Il mezzo tramite il quale noi siamo in possesso degli open data è proprio il web, quindi la creazione di un portale tecnologico e avanzato in cui inserire tutti questi dati che possono trattare di svariati argomenti. Però a noi che cosa interessa? In realtà a noi interessano delle app, ossia e anche delle pagine online in cui siano inseriti gli strumenti scolastici. Questi strumenti scolastici che servono per migliorare l'apprendimento e il metodo di insegnamento. A tal fine c'è un istituto superiore di Bologna, l'Istituto Peduzzi Fioravanti, che ha creato una piattaforma di learning di nome Ampio, che ora la apro brevemente, è cliccabile. Poi comunque questo verrà salvato sul nostro sito Giulietti, quindi in ogni modo, siccome diciamo, in questo momento non l'apre, potete consultarla. E quindi tramite questa piattaforma basata su un sistema Moodle, ossia che serve per erogare l'insegnamento, si ha accesso al materiale didattico in qualsiasi momento e da qualsiasi sede, quindi per esempio sia a scuola che a casa. È un sistema utile quindi per l'informazione, è un sistema economico perché basta un computer di medie prestazioni, una semplice connessione a rete, alla rete internet tramite telefonia mobile a larga banda. È anche un sistema efficiente, infatti è stato testato con un sondaggio che l'ha dimostrato. Il progetto è stato presentato a Smart City Exhibition, a cui ho partecipato, e c'è un professore infatti che spiega brevemente diciamo, la sua esperienza. L'insegnante lo corregge, lo può salvare, io sono stato secondo in rosso, indico altro di confronto ragazzi di fare, poi rinvio il codice di rimandare le condizioni di corriere. Quando io ricevo la seconda consegna, posso vedere se la ragazza ha capito la lezione. Grazie, molto interessante, ma purtroppo per brevità del tempo. La prima parola chiave e